Una ragazza 17enne di Palestro drogata e violentata da un quasi coetaneo. Il terribile episodio è accaduto a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli. A Binasco i funerali del giovane papà, tragicamente scomparso sabato in un drammatico incidente ai confini del nostro territorio. Attimi di paura lungo l'autostrada A21 nel tratto compreso tra Casteggio e Broni in direzione Piacenza, un camion in fiamme, ecco le immagini esclusive. In provincia di Pavia calano furti, omicidi, rapine e violenze sessuali, bilancio positivo della polizia negli ultimi 12 mesi. È iniziata e proseguirà fino a domenica la tradizionale sagra della Madonna di Caravaggio a Pavia, un avvenimento importante di preghiera e condivisione. Basket, Serie C Gold, playoff gara 2 semifinale, Pavia vince il match contro Vigevano, domenica, sfida decisiva. Buonasera, bentornati a Pavia Italia. Apriamo con una terribile vicenda di cronaca. Una ragazzina di soli 17 anni, originaria di Palestro, drogata e violentata da un quasi coetaneo. Drogata e violentata da un quasi coetaneo. È stata un'esperienza terribile quella vissuta da una 17enne di Palestro, che è stata vittima di un ragazzo 16enne che l'ha stordita con uno psicofarmaco prima di stuprarla. Il tutto è avvenuto lo scorso weekend, ma solo nelle ultime ore i carabinieri hanno completato le indagini che hanno portato alla denuncia del giovane, che risiede a Varallo Sesia. Tutto sarebbe avvenuto a casa di lui. I due si conoscevano, anche se non è chiaro quale fosse il tipo di rapporto. Certamente il 16enne, prima di invitare la ragazza nella sua abitazione, si era procurato del Rivotril, uno psicofarmaco a base di benzodiazepina utilizzato come antiepilettico. Le indagini dovranno anche chiarire come il ragazzo sia entrato in possesso delle compresse, dato che per la vendita è necessaria una prescrizione medica. Due le pastiglie che la giovane palestrese ha ingerito con l'inganno, accompagnate da qualche bicchiere di vino. L'effetto combinato di alcol e psicofarmaco non si è fatto attendere e la 17enne ha presto perso conoscenza. In quel momento il 16enne ne avrebbe approfittato per abusare di lei. Ci deve essere però stato un momento in cui la vittima ha ripreso i sensi, riuscendo a urlare e attirare l'attenzione dei vicini, che hanno chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari la giovane era di nuovo svenuta, il ragazzo era ancora lì con lei. La 17enne è stata portata all'ospedale maggiore di Novara, dove è stata visitata e dove i medici hanno potuto ricostruire quanto successo. I carabinieri hanno poi provveduto a denunciare il giovane, che rimane però a piede libero, alle sue spalle dei precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Ha fatto molto discutere il nostro servizio sull'ipotesi nuovo stadio del Pavia Calcio a San Genesio e alle critiche del consigliere leghista Angelo Ciocca, consigliere regionale, che dice alla giunta di Pavia c'è immobilismo sul progetto del nuovo stadio, replica il sindaco Massimo De Paoli. L'immobilismo a Pavia non c'è, e certo che molto semplicemente non qualsiasi scelta urbanistica va bene, perché se parliamo di grandi insediamenti che sconvolgono il territorio, questi non li vogliamo né a Pavia, né a Borgarello, né da qualche altra parte. Quindi se ragioniamo di uno stadio, ragioniamo di uno stadio. Se ragioniamo di altro, ragioniamo di altro. Rispedisce a San Genesio le polemiche Massimo De Paoli, accusato nelle scorse ore dal consigliere regionale Angelo Ciocca di immobilismo politico sul fronte stadio. Se a Pavia non lo vogliono, il nuovo impianto lo facciamo noi. Questo in sintesi il pensiero del rappresentante del Carroccio, che inoltre ha confermato i primi contatti avvenuti con la dirigenza azzurra. Una critica che il sindaco di Pavia non intende accettare. Se il progetto non è ancora decollato, puntualizza De Paoli, non è certo per colpa dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto loro e lo chiediamo di avere qualcosa di più di un'idea vaga, cioè un'idea di un progetto di stadio anche sostenibile economicamente, per il quale siamo disposti a discutere su tutto, su tutte le aree che loro ritengono utili e necessarie, sempre nella logica del territorio che ha ispirato la nostra amministrazione. Dalle parole, tante di questi mesi ai fatti, De Paoli chiede ancora una volta al Pavia Calcio un impegno concreto, che però stenta ad arrivare, un progetto di stadio che ben si inserisca nel contesto urbano cittadino, un paletto ricordato nelle scorse ore anche dall'assessore all'urbanistica Gualandi, spettatrice interessata alla disputa tra i comuni di Pavia e San Genesio e l'opposizione del capoluogo, che giudica così l'intera vicenda. È una notizia bomba,
è molto eclatante. Se fosse tutto confermato per Pavia, per l'amministrazione De Paoli sarebbe un colpo da KO. E adesso guardate queste immagini incredibili girate dal collega Ermanno Bidone lungo l'autostrada A21 nelle scorse ore. Le state vedendo, un mezzo pesante in fiamme, un veicolo in fiamme. Siamo lungo la A21, carreggiata sud, nella zona del chilometro 116, siamo sulla Torino-Piacenza, nella tratta compresa tra Casteggio e Broni-Stradella, in direzione Piacenza. Questo veicolo, per cause da accertare, ha preso fuoco. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto miracolosamente illeso l'autista. Vigili del fuoco, con la massima urgenza, li state vedendo, si sono recati sul posto per spegnere le fiamme lungo l'autostrada, e ovviamente si sono create code e disagi inevitabili dal chilometro 116 al chilometro 120. Lo ripeto, siamo sulla A21 in direzione Piacenza, nella tratta compresa tra Casteggio e Broni-Stradella, e il camion che avete visto ha preso fuoco. Le immagini sono proprio state girate sul posto in quegli attimi dal collega Ermanno Bidone. E adesso andiamo a Binasco. Tutto il paese si è stretto per l'ultimo saluto al giovane papà, un ragazzo di soli 26 anni, drammaticamente scomparso in un incidente sabato a Noviglio, ai confini del nostro territorio. Una intera comunità stretta per l'ultimo saluto a un giovane papà, un ragazzo di soli 26 anni, al quale un destino spietato ha strappato improvvisamente una vita colma di sogni e di speranze. Si sono celebrati a Binasco i funerali di Federico, scomparso in un drammatico incidente stradale sabato scorso nella zona di Santa Corinna a Noviglio, ai confini col territorio pavese, vittima di uno schianto violentissimo che gli è stato purtroppo fatale. Una folla silenziosa e commossa si è stretta attorno al dolore dei familiari di Federico. La tragedia ha sconvolto l'intera comunità di Binasco, il paese dove il 26enne viveva e dove aveva da poco acquistato un appartamento vicino a quello dei genitori, per trasferirsi con la sua ragazza, Ilaria, e con la loro piccola bambina di appena 20 mesi. Federico era un papà affettuoso che viveva per la sua famiglia. Così è stato ricordato tra le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Federico è scomparso pochi giorni prima di compiere 27 anni. Cresciuto a Binasco, dove ha frequentato le scuole, il giovane lavorava in uno studio medico a Rozzano. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni alla sua famiglia. Federico era un ragazzo conosciuto e stimato che a Binasco ha lasciato un ricordo indelebile, il ricordo di una vita piena di sogni e di speranze, i sogni e le speranze di un giovane papà dal cuore grande. Reati in calo in provincia di Pavia, il bilancio positivo degli ultimi 12 mesi da parte della polizia. Reati in calo, maggiore controllo del territorio e una serie di operazioni che hanno permesso di assicurare alla giustizia un numero sempre crescente di malviventi. È un bilancio positivo quello della Questura di Pavia, che come ogni anno in occasione della Festa del Corpo ha rilasciato i dati dell'attività degli ultimi 12 mesi. Dal 1 maggio 2015 al 30 aprile del 2016 la Polizia di Stato ha rilevato più di 24.000 reati e controllato quasi 41.000 persone. Calano soprattutto i furti, passati dai 15.200 dello scorso anno a circa 13.800 quest'anno. In diminuzione anche gli omicidi, le violenze sessuali e le rapine, seppur con percentuali più contenute. Aumentano invece i danneggiamenti, le truffe e le frodi informatiche, segno che nell'epoca di internet continuare sul cammino della prevenzione è fondamentale. Ottimo anche il lavoro svolto dalla Polizia Stradale, che nel 2016 ha svolto più di 30.000 controlli e comminato più di 9.000 multe. Ma l'attività degli agenti non si ferma ai soli controlli al contrasto della criminalità. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, gli esperti della Polizia di Stato hanno organizzato campagne di educazione alla legalità su tutto il territorio pavese, con interventi nelle scuole e incontri nei comuni e nelle parrocchie.
E tra poco torneremo sulla cerimonia della festa della polizia a Pavia. Andiamo a Vellezzo Bellini con la cronaca per dar conto di un episodio, un infortunio in un impianto lavorativo che ha visto coinvolto un 54enne. A Vellezzo Bellini, stando alle prime informazioni, in un impianto biogas l'uomo avrebbe respirato dei vapori tossici accusando un malore. Sul posto, in codice di media gravità, un'ambulanza e un'automedica giunta da Pavia hanno trasportato l'uomo al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non desterebbero gravi preoccupazioni. E adesso inoltre una notizia molto importante che arriva da Corana, parliamo dell'ex TASPA. È la prima volta che parlo con i giornalisti di un'azienda che apre dopo le tante che hanno chiuso in questi anni. Basta questa frase del presidente della provincia di Pavia, Bosone, a mettere in luce il clima che si respirava a Corana nel giorno in cui è stato ufficializzato l'acquisto della farmaceutica ex Diaspa da parte dell'industriale chimica di Saronno del gruppo internazionale Chemo, con sedi in Spagna e Sud America e un totale di 5.000 dipendenti. 5 anni è la prima volta che mi capita di non trattare della chiusura dell'azienda, ma di far ripartire un'azienda. Questo mi pare una cosa già di per sé straordinaria per il nostro, non solo per Corana, ma per il territorio in generale della nostra provincia. Un segnale incoraggiante che fa esultare anche Confindustria Pavia. È un primo segnale positivo, nonostante quanti dicano che in provincia di Pavia non si può fare industria. Si può fare industria, si può fare impresa, se tutto il territorio, come oggi vediamo, ci crede. L'attività dell'azienda, che per quanto riguarda il nuovo stabilimento pavese, una volta a regime darà lavoro a una sessantina di addetti, spazia dalla produzione di prodotti per la respirazione agli steroidi ormonali, in pratica i principi attivi di farmaci anticoncezionali e per la post-menopausa. Corana non è più solo la soluzione tecnica migliore, ma è anche i presupposti umani e istituzionali sono favorevoli per avere un successo. Questo è quello che ci auguriamo. Soddisfatto anche il sindaco di Corana, che spiega le offerte per quell'area non sono mancate, ma si trattava di progetti poco rassicuranti dal punto di vista della salute pubblica, dal trattamento dei fanghi alla pirolisi. Già nel 2010 un progetto non molto diverso da quello di Retorbido era stato presentato anche a Corana. Industrie che facevano pirolisi, industrie che facevano lavorazione dei fanghi industriali, che noi abbiamo mandato via decisamente. Sembrava un sogno, è andata bene che abbiamo incontrato questa società seria con delle prospettive anche future. Andiamo a Santa Cristina e Bissone con la cronaca per dar conto di un incidente accaduto lungo la strada provinciale 234 per Villanterio. Un'auto è uscita di strada, sulla strada appunto che collega Santa Cristina a Villanterio. Due persone che erano a bordo della vettura, una donna di 35 e un uomo di 69 anni, sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate due ambulanze inviate dal 118 per trasportare i feriti al Policlinico San Matteo di Pavia. L'uomo residente a Santa Cristina è stato appunto trasportato nel reparto di pneumologia, sul posto accertamenti da parte di carabinieri e polizia locale. In Lomellina adesso è stato catturato il presunto bandito autore di una rapina in un supermercato a Mortara. Si è presentato verso le 6 del pomeriggio con il volto coperto da un foulard armato di coltello al Penny Market di via Lomellina a Mortara. Dopo aver minacciato la cassiera di fronte a diversi clienti, l'ha strattonata facendola rovinare a terra e poi ha arraffato tutto quello che ha trovato nel registratore di cassa. 500 euro in contanti, come si è avuto poi modo di appurare, con i quali è scappato a piedi. Dal supermercato però è partita immediatamente una chiamata al 112 e una pattuglia dei carabinieri si è subito messa sulle sue tracce. Passando in via Parini, i militari hanno notato una banconota da 10 euro giusto all'entrata di un condominio. Hanno così deciso di ispezionare i garage, trovando il rapinatore che lì si era nascosto. L'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente arrestato. Si tratta di un 37enne di Canosa di Puglia, ma domiciliato a Mortara, con precedenti di polizia. All'interno del garage, dove aveva cercato di nascondersi, i carabinieri hanno trovato il coltello con cui aveva minacciato la cassiera. Quest'ultima, una 21enne di Parona, sta bene e non ha riportato ferite nella colluttazione. In bottino era conservato in un appartamento dello stesso condominio di via Parini, di proprietà della madre dell'arrestato. In denaro è stato restituito alla direzione del supermercato, mentre il 37enne è stato portato in carcere a Pavia. Dovrà rispondere del reato di rapina. Torniamo a Pavia con la cerimonia della festa della polizia.
per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. Benedica questo omaggio floreale in ricordo del maresciallo Sergio Bazzega e in ricordo di tutti i colleghi caduti nell'adempimento del loro dovere e in servizio alla patria. Autorità, gentili ospiti, signore e signori, vi ringrazio per la partecipazione alla ricorrenza del 164esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Consentitemi di rivolgere un pensiero commosso a tutti gli appartenenti alla Polizia che hanno sacrificato la vita nell'adempimento del loro dovere. Anche quest'anno il tema celebrativo Esserci Sempre riassume l'impegno continuo della Polizia di Stato volto a garantire la legalità e la sicurezza al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Sì, la situazione è sicuramente confortante perché una diminuzione dei reati c'è, ma come dicevo durante il discorso, ovviamente questo è uno stimolo a fare sempre di più e meglio, perché la nostra missione è proprio quella di prevenire e di tutelare tutta la collettività. Quindi non è che ci riposeremo su questo dato confortante, continueremo a lavorare con la stessa solerzia. C'è stata anche la premiazione degli agenti più meritevoli, anche questo è un segnale di grande appartenenza per il Corpo. Sì, è un momento proprio di vicinanza che io condivido veramente con molto piacere con i miei collaboratori. È un momento ritagliato proprio per loro, perché durante l'anno si lavora e questo invece è un momento che serve a fare questa breve pausa e a dividere questo momento intenso. Un'ultima domanda, un augurio insomma a tutto il Corpo da parte di questo. L'augurio è quello di continuare a lavorare sempre uniti come lo siamo stati fino adesso, condividendo tutte le difficoltà che giornalmente ci hanno sempre unito, mai separato. Comune di Pavia, lavori pubblici, importanti interventi in arrivo. Finalmente questo mini sblocco di patto di stabilità ci dà la possibilità di spendere i soldi che abbiamo sul nostro conto corrente e finalmente potremo andare a realizzare alcuni interventi che la città aspetta magari da qualche anno. Mi viene in mente l'area di spettacoli viaggianti di fianco al Carrefour, il cui progetto è in un cassetto ormai da qualche anno, come pure l'intervento per via Cerbi che va a sanare la ferita aperta da quella famosa ex piscina che mai si realizzò. Oggi finalmente sblocchiamo 250.000 euro per realizzare il nuovo accesso al Parco della Vernaugola, come altri interventi per cercare di migliorare la città sotto diversi punti di vista. Mi viene in mente mettiamo a disposizione altre risorse per le potature, un'emergenza in città, da troppi anni non si fanno e quindi bisogna farle, come ad esempio invece interventi nei parchi giochi delle scuole, come interventi in via Flarer, dove abbiamo iniziato un progetto partecipato per realizzare un nuovo parco che ha bisogno di qualche risorsa per poterlo finire, come gli interventi nelle scuole. Finalmente abbiamo le risorse disponibili per rifare il tetto della Casorati, un'emergenza. Venerdì, sabato e domenica a Pavia un grande festival d'arte. Siamo quattro associazioni che ci siamo create una rete di connessioni e di collaborazioni e da 2 anni organizziamo un festival d'arte, cultura e ambiente di Palo in Frasca. Allora, si terrà a Pavia il 27 maggio, a Spessa Po 28 e 29 maggio. Vado a spiegarvi velocemente, brevemente, sperando di vedervi tutti, il programma. Il programma è rivolto a grandi, piccoli, ragazzi e di tutte le età. È un programma molto ricco che vede appunto, come diciamo, Festival d'Arte, Cultura e Ambiente, vede spettacoli, vede iniziative mirate all'ambiente, tanti laboratori per i piccoli, spazio giochi, una grandissima biciclettata, poi possibilità di punto ristoro, bar e quant'altro. Nello specifico vediamo che venerdì 27 maggio abbiamo una grandissima occasione, perché verrà il professor Paolo Pileri da Milano, docente del Politecnico, a presentare
in quanto ideatore, a presentare la ciclabile Venezia-Torino. Sarà alle 19 con noi e sarà presente anche Zeppelin e tante altre persone. Perché la ciclabile Venezia-Torino? Perché quest'anno Di Palo in Frasca è dedicato alla bicicletta. Bicicletta come strumento utile di pace, di unione tra i popoli, di comunicazione e di viaggio. E soprattutto ecologico, ambientalmente sostenibile. La settimana di Amico Campus Sport ci porta a Vigevano. È stata una settimana davvero molto intensa, i ragazzi hanno provato tantissime attività sportive, i genitori, vari momenti di intrattenimento, di svago, convegni, attività culturali, visite per musei, ma anche centri benessere, massaggi e così via. Noi ragazzi oggi faremo un bellissimo corteo storico grazie agli amici del Club degli Sbiellati e di Auto Classic, quindi un giro di circa un'ora nei dintorni della città. Quanti sono i ragazzi che partecipano quest'anno ad Amico Campus? Sono circa 50, diciamo che un 25 stanno con noi tutta la giornata e dormono presso il seminario vescovile ed ogni giorno si aggiungono altri ragazzi delle associazioni locali di AIA, Sanfas, Filere, ma a volte abbiamo raggiunto anche picchi di 60 ragazzi. Ieri ad esempio in particolare ci siamo divisi, per cui una parte sono andati al GS Superga e tantissime ragazze sono venute presso l'istituto ENAIP, dove le bravissime allievi hanno loro insegnato dei mini stage di trucco e parrucco e poi a loro volta le hanno truccate e pettinate. È stata una mattinata bellissima. E stamattina quando hanno visto tutte queste auto d'epoca? Sono davvero entusiasta, adesso stanno un attimo discutendo su quali salire, perché chiaramente ci sono le preferite per tutti e se le stanno contendendo. È iniziata e durerà fino a domenica a Pavia la Sagra della Madonna di Caravaggio, in presa diretta alcune immagini della solenne concelebrazione con il Vescovo di Pavia. I 40 anni della Croce Azzurra, festa grande ad Abbiategrasso. Il Signore benedica questa ambulanza ciascuno di noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Siamo qui col Presidente della Croce Azzurra a festeggiare l'inaugurazione della nuova ambulanza e i 40 anni dell'associazione. Sì, siamo in questa giornata molto importante per l'associazione, raggiungiamo i 40 anni dalla fondazione, quindi un traguardo importantissimo, e oggi inaugureremo un nuovo mezzo che non farà 118 ma farà servizi di accompagnamento con appunto da ospedali, di missioni eccetera eccetera. Tengo a sottolineare che oggi festeggeremo con tutti i fondatori dell'associazione. Thank you.
Siamo qui con il sindaco di Abbiategrasso, Pierluigi Arrara, alla presentazione della nuova ambulanza e il festeggiamento per i 40 anni della Croce Azzurra. Sì, soprattutto i 40 anni, per noi come Abbiategrasso è un orgoglio poter festeggiare un'associazione che ha dato tanto alla città, ma soprattutto che poi si è anche diffusa su tutto il territorio. 40 anni di servizi in una materia molto complicata che è il soccorso alle persone, e oltretutto per me è anche un legame molto affettivo, in quanto per un po' di anni ho fatto anch'io il volontario d'ambulanza. So le emozioni e soprattutto anche la disponibilità di tantissimi volontari che ci sono stati in questi anni, quindi un grosso davvero applauso a tutti i volontari che continuano in questo servizio e che soprattutto riescono a coinvolgere sempre più giovani, perché è un servizio che non si può fermare, se non ci fosse davvero penso che bisognerebbe inventare qualcosa e sarebbe complicato. Anche tu sei qui all'inaugurazione della nuova ambulanza, ma tu cosa farai da grande? Beh, io la guiderò da grande. Cioè, non è niente di che, vorrei solo guidarla. Noi ci fermiamo 2 minuti, ripartiamo subito dopo. Sport, basket, Serie C Gold, playoff, siamo nelle semifinali, gara 2, Pavia vince contro Vigevano domenica la sfida decisiva. E Pavia ad esultare al termine di gara 2 della semifinale playoff, un match che nell'andamento del punteggio è l'esatto specchio di gara 1, con una squadra che conduce per larga parte della partita e poi si fa raggiungere e superare, ma il copione rispetto a domenica è diverso. Intanto bisogna dire che dal punto di vista tecnico non è stata una partita che ha accontentato i palati fini. L'abbiamo portata a casa perché ci abbiamo creduto, è stata una partita in generale bruttissima da vedere, è impensabile che noi facendo poco in tre quarti siamo riusciti comunque a rimanere attaccati alla partita. Pavia si presenta senza Cattaneo, operato alla mano dopo l'infortunio in gara 1, ma con Scara, che scende in campo a 2 mesi dall'infortunio con un solo allenamento alle spalle. L'inizio per Vigevano, Pavia non trova la via del canestro, non riuscendo nel gioco perimetrale, dovendo fare i conti con uno Scara che nei primi minuti appare imballato dalla lunga assenza. Vigevano però non ne approfitta e si accontenta di gestire un vantaggio che veleggia sui 7-8 punti fin dopo l'intervallo. Non sono mai bei momenti, giustamente tutti analizzano l'ultimo quarto, io analizzo i primi due. Cioè, i primi due dovevamo andare più 30, non più 15, più 30. La partita è stata persa lì. A inizio terzo quarto, strozza da sotto canestro e barbirato sull'esterno portano un break importante per Vigevano. A 1 minuto e mezzo dall'ultimo intervallo i ducali raggiungono il massimo vantaggio, più 17. Da quel momento però Vigevano segnerà solo 3 punti negli 11 minuti e mezzo che mancano alla fine della partita. La partita sembrava sotto controllo. Forse neanche per 30 minuti, per 38 minuti siamo stati davanti, per 38 minuti abbiamo detto la portiamo a casa. Il problema è che gli ultimi 8 minuti la portiamo a casa, devi anche far canestro. Pavia ci mette tutto il cuore, nonostante le rotazioni limitate dagli infortuni, difende alla grande, pressando praticamente a tutto campo. Vigevano perde anzitempo Strozzi, uscito per 5 falli, e secondo coach Bianchi è lì che la partita gira, anche perché nel frattempo Scara si toglie la ruggine e diventa devastante, mettendo a referto 19 punti complessivi. Non abbiamo più avuto punti di riferimento vicino a canestro col quinto fallo di Strozzi. Abbiamo iniziato a giocare soltanto la palla per vie perimetrali e la loro difesa comunque era molto pressante. Questo ci ha mandato completamente in tilt. Per Pavia entra in partita anche Zandarasini, fino a quel momento in ombra, e anche per lui alla fine saranno 19 punti. A 1 minuto dalla fine pareggio, l'Omnia passa in vantaggio a 13 secondi dalla fine. Vigevano non c'è più. Ci sono dei momenti, ma non dei momenti che durano un minuto, ci sono dei momenti che durano un quarto e mezzo in cui facciamo l'opposto di quello che dobbiamo fare. E poi per 5 minuti facciamo le cose fatte bene e ovviamente poi facciamo canestro. Io una cosa voglio dire, che qualsiasi cosa sia successa oggi e sia successa in gara 1, i miei giocatori hanno fatto una cosa che è fondamentale, non hanno smesso di crederci e di difendere. Si va quindi alla decisiva gara 3, domenica al Palabasletta, si saprà quindi la vincitrice di un derby durato una settimana.
È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento su Telepavia.